una bellissima giornata, ci sta accompagnando in questa bellissima festa che abbiamo organizzato per tirare le somme del grosso successo che abbiamo avuto all'Astrapapà. Una manifestazione che ha coinvolto più di 15.000 persone e siamo orgogliosi di aver dato alla città di Palermo una manifestazione del genere che è difficile da trovare anche in tutto il sud Italia. Grazie a tutte le scuole che hanno partecipato e oggi stiamo dando a loro la possibilità di diventare protagonisti insieme a noi di questo evento, sperando che l'anno prossimo sia ancora meglio. Quante scuole? Sono state coinvolte 55 istituti scolastici con più del 60% degli iscritti provenienti appunto dalle scuole. Oggi le premiazioni. Sì, oggi le premiazioni, abbiamo contribuito a soddisfare le esigenze di alcuni istituti scolastici dando delle attrezzature sportive grazie al nostro sponsor tecnico Tecnica Sport, che ha donato anche delle attrezzature appunto a queste scuole. Un assegno anche da devolvere alla ricerca. Sì, obiettivo della manifestazione era quello di raccogliere dei fondi per le ricerche Telethon e siamo riusciti, grazie a tutta la città di Palermo e a tutto quello che siamo riusciti a creare, all'organizzazione che siamo riusciti a creare, un assegno cospicuo. Stiamo parlando di 18.000 euro che abbiamo donato oggi ai rappresentanti Telethon della Sicilia. Per l'anno prossimo già siete pronti con nuove sorprese? Da domani si comincia a lavorare sicuramente, perché la manifestazione deve almeno ripetere i fasti di quest'anno. Un evento che ha veramente dato un riscontro di solidarietà, di partecipazione ampia e attiva della comunità scolastica, un numero straordinario di partecipanti e soprattutto quel gesto solidale che dà la spinta per poter consegnare alla ricerca che ne ha tanto bisogno un piccolo input che possa dare speranza a tutti quei genitori che contano attraverso queste manifestazioni di poter riscuotere dei risultati, di poter trovare tutti quei rimedi che oggi possano alleviare la condizione dei bambini e delle bambine disabili. Oggi siamo davanti ad una capacità della nostra città di rispondere attraverso manifestazioni solidali. Significa che oltre che città dell'accoglienza siamo anche città di grande risposta solidale.